Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 24 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Acquisti in libreria in onore di San Giorgio. Oggi in calendario San Giorgio, patrono degli editori e dei librai, perciò con Mercurio, l'astro della lettura, abbracciato al sole in seconda casa, il grosso degli acquisti si fa in libreria. Oppure, visto che entrambi gli astri transitano in Toro, segno dei golosi, da pasticcere. A suffragare questa scelta la tradizione spagnola, che in onore del santo, uccisore del dragone, prescrive un dono tradizionale tra fidanzati, lei a lui un libro, lui a lei un dolce. Quanto agli altri acquisti non vi tirate indietro, con le temperature vi sembra di non avere niente di carino da mettere. La casa ha bisogno di novità e perfino tra i prodotti alimentari puntate sui più sfiziosi e, in barba alla crisi, anche costosi. Forse l'acquisto compulsivo compensa un dispiacere sentimentale, vi sentite trascurati dall'amato bene e solo gli amici hanno il potere di tenervi su. Il buon umore torna spadellando in cucina, una cenetta coi fiocchi vi riconcilia con voi stessi e con il mondo. Sconcerto, solitudine e tristezza. La coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Persone e opportunità ti verranno in aiuto, cerca di trarne vantaggio. Non fate caso oggi se qualcuno vi ronza intorno, le sue intenzioni sono semplicemente interessate. Fate in modo che non si accorga del vostro fastidio ma non provate nemmeno a interessarvi di loro. Cambiamenti di umore. Pigrizia. Lavoro a rilento. Attento alle bugie. Se devi firmare un contratto, sarà meglio non farlo prima di 2 settimane. Oggi dispenserete sorrisi e spargerete il buon seme della serenità intorno a voi. Fate anche qualche buona azione e aiutate qualcuno che sapete nel bisogno. Oggi fate tesoro dei buoni consigli degli amici sinceri, fratelli vostri, ponderate e poi decidete da soli ma tenendo presente ciò che vi è stato consigliato. Problemi digestivi. Evita alcolici, cibi ricchi di grassi e di zuccheri. Cerca di iniziare una sana dieta. Non sarà il caffè a rendervi nervosi ma un Marte dispettoso che si divertirà a mettervi il bastone tra le ruote. Oggi provate a prendere tutto con filosofia. Sappiate sfruttare le piccole occasioni, oggi se ne presenteranno tantissime. E, come si dice, un giorno abbastanza fortunato. In serata cercate di programmare con amici. Oggi potreste sentire il distacco di amici e partner nei vostri confronti, vivete infatti un periodo non certo brillante. In serata i single però potranno godersi eventi particolarmente effervescenti. In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuno avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute. Riannodate fili e trame anche in amore, riproponendo tutta la vostra abilità comunicativa. Se qualcuno vi suggerisce di passare il tempo in un altro modo, tipo passeggiare, fuggite e ritornate al vostro lavoro. Oggi molte idee vi verranno suggerite dal vostro istinto, appuntatevele e cercate di portarle alla luce. Vi sentirete in splendida forma, e questo sarà il periodo ideale per lavorare al meglio o per concedervi un'eccellente fase di relax, di vacanza. Siete in pole position dotati di smagliante energia. Mercurio, Saturno e Giove continuano a transitare benefici per il vostro segno e migliorano la vostra prontezza di riflessi. Si distendono i nervi, Mercurio corrisponde all'equilibrio del sistema nervoso, e anche per la salute gli auspici sono ottimali. Potete anche cominciare a praticare sport all'aria aperta che tanto vi fanno bene. Lo jogging, la corsa e chi ha la fortuna di fare lunghe camminate in zone di altura. Saranno la vostra vera e propria rigenerazione per il fisico e anche per la vostra mente. Aggiungere un po' di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno.
in determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato. Toglietevi immediatamente dalla testa di poter fare tutto quello che avete programmato, oppure che dovete farlo per forza. Nessuno vi costringe e non cambierà nulla se farete le cose più lentamente. Talvolta vi imponete uno schema di vita troppo stressante, che vi porta a vessare anche le persone che vi sono intorno e che magari non hanno nemmeno la vostra resistenza fisica. Domenica simpatico tra amici, ci si incontra, si mangia insieme, si scambiano opinioni e magari ci si prestano anche libri, ma su questo punto ricordate la massima: Pietro torna indietro. A sottolinearlo la simpatica e generosa luna acquariana in sestile al vostro segno ma in quadratura al sole, che ribadisce il senso del possesso e della proprietà. Amore ed Eros. Messaggi simpatici, frizzanti, disimpegnati, quelli che inviate e quelli che ricevete, perché a voi va così, di impegni sentimentali e promesse non se ne parla nemmeno, mentireste a voi stessi e lo sapete. Cari Ariete, dopo un periodo difficile, oggi avrete la possibilità di sfogarvi, di uscire e fare quello che volete. Approfittate del fine settimana per conoscere nuova gente e magari trovare l'amore. Ottime notizie per il fronte sentimentale e per alcuni del lavoro. Sarà molto semplice per voi risultare incandescenti e nervosi con il partner. Non mancheranno momenti di scoramento ed insofferenza. Attenzione alle gelosie immotivate, siate più comprensivi e disponibili. Venere nel segno amico, buon vicino dei pesci, vi dona verve, capacità di essere seducenti, notevole spigliatezza erotica, specie se siete nati nella seconda decade. Chi ha relazioni di lunga data le vive e se le gode nella costanza dei sentimenti e nella volontà di tenere saldo il legame. Un tocco di idealismo vi investe nel gestire la storia d'amore che vivete in maniera profonda, esclusivistica, appassionata. Lavoro e denaro? Scambio di favori e prestiti tra amici, soprattutto in viaggio, quando ci si sente tutti una grande famiglia. Desiderio di sicurezza finanziaria, con le borse ballerine anche voi intraprendenti dell'Ariete cominciate a preoccuparvi per l'attuale situazione, peggio ancora per quella futura. Rimanete concentrati sul vostro lavoro e non perdetevi in voli pindarici, anche se oggi davvero vi sarà difficile seguire il sentiero. Abbiate fiducia nelle vostre capacità, magari non ve ne rendete conto, ma avete tante carte da giocare. Un nuovo assestamento di posti e di mansioni, rivoluziona un poco la vostra vita professionale, specie se festeggiate il compleanno tra 5 e 12 aprile. I cambiamenti non vi piacciono molto, però riuscite ad adattarvi con spirito di intelligente realismo, sapendo che la realtà richiede scelte di buon senso. Benessere. Golosi, anziché togliervi l'appetito la primavera ve lo aumenta. Avete una voglia matta di muovervi, pedalare, camminare di buon passo, godendovi il cielo azzurro e i profumi inebrianti della bella stagione. E intanto i rotolini si sciolgono. Come neve al sole. Il senso di desiderio insoddisfatto può essere eliminato solo trattando te stesso con grande cura e usando l'autoconsapevolezza. Inoltre, prova a limitare l'assunzione di zucchero al mattino. Per lei, invece di fiondarvi sulle griffes, puntate sulla qualità. Ricordate il vecchio detto: chi più spende, meno spende. Per lui, grazie a un guadagno extra le finanze si risollevano, non concedete prestiti che non vi sarebbero restituiti. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.